Buonasera mister, Nicolò Basta, tutto mercato web. Per come si è messa la partita, alla fine potevate anche vincere l'ultimo secondo, avete preso una traversa, c'è più rammarico o più comunque contentezza di aver rimesso in piedi una partita che per i primi 15-20 minuti sembrava tutta dalla parte del Parma, poi avete fatto certamente molto meglio voi. Sì, abbiamo avuto l'inizio un po' così, abbiamo preso anche un gol secondo me evitabile, però ovviamente nel complesso della gara siamo chiaramente soddisfatti perché abbiamo fatto un'ottima partita e ovviamente per quello che è stata l'ora successiva di gioco ovviamente c'è rammarico perché abbiamo sbagliato tante opportunità da rete. Però l'abbiamo rimessa in piedi, abbiamo continuato a giocare, abbiamo fatto un secondo tempo ottimo sotto tutti i punti di vista, in termini di creare occasioni, in termini di equilibrio, ma soprattutto da un punto di vista caratteriale, dopo il gol non abbiamo perso la testa, abbiamo cercato di fare le cose che avevamo detto di fare e quindi è questa la cosa che più mi interessava vedere. L'aspetto emotivo, l'aspetto di stare dentro la partita per tutti i 90 minuti, indipendentemente da quello che succedesse, quindi complessivamente sono molto contento di questo. Poi abbiamo fatto un risultato importante su un campo difficile che ci deve dare fiducia e consapevolezza. Abbiamo detto che in questo ultimo step di campionato prima della sosta dobbiamo da un punto di vista caratteriale crescere e non sbagliare le partite da quel punto di vista e oggi siamo partiti col piede giusto e adesso bisogna continuare. Le faccio anche una domanda sugli avversari, sul Parma. Ci sono stati questi 10 giorni di pausa in cui avete probabilmente potuto lavorare molto meglio anche sugli avversari. Se li aspettava così, si aspettava una partita di questo tipo anche da parte del Parma che ha sicuramente deluso, anche ovviamente grazie ai vostri meriti, al vostro secondo tempo? Il Parma è una squadra comunque di alto livello, quindi ci aspettavamo questo tipo di gara perché comunque loro hanno giocatori all'interno che possono comunque sempre inventare una giocata perché hanno giocatori di grande qualità, quindi sapevamo che temevamo le loro magari giocate individuali, le loro giocate di insieme perché comunque sono una squadra che muove bene la palla eccetera, però ripeto, noi abbiamo interpretato bene la gara e siamo molto contenti di questo risultato che ho detto ci deve dare fiducia e deve farci continuare su questa strada. Buonasera mister, Carlo Chiesa del Parma, 12 TV Parma. Innanzitutto complimenti perché per come è partita la stagione del Cosenza, sinceramente oggi si è vista un'identità di squadra, un'identità di gioco, quindi assolutamente complimenti. Volevo capire qual è il segreto di questa squadra, dove ha lavorato maggiormente e dove deve lavorare ancora, considerato il poco tempo che ha avuto a disposizione per mettere insieme la squadra. Sì, dobbiamo consolidare questa identità che stiamo creando perché ovviamente abbiamo avuto meno tempo rispetto a quello che è il tempo tradizionale e ovviamente adesso, come ho detto alla vigilia, lo step successivo deve essere quello di riuscire a crescere da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista del saper leggere i momenti della partita. Abbiamo qualche volta all'interno della gara, quando succede qualcosa che magari non hai previsto, la squadra tende magari qualche volta a demoralizzarsi un po', ecco, da questo punto di vista dobbiamo crescere, migliorare, lo step successivo sarà proprio questo, cioè riuscire a stare in campo, fare le cose che hai preparato alla vigilia per i 90 minuti indipendentemente dal momento della gara. Questo è l'aspetto sul quale dobbiamo concentrarci, che è un aspetto soprattutto caratteriale e come penso da quello poi nascono anche miglioramenti di identità tattica e fisica di squadra. Se ne avessero detto alla vigilia di questa partita andrai a Parma, avrai più occasioni del Parma, rischierai di vincere la partita, ci avrebbe creduto? No, sinceramente
sai, venire a giocare in un campo del genere contro una squadra così, sai che comunque devi venire a combattere su tutti i palloni. E poi la partita ha detto che come sempre il calcio è il bello, è questo, e quindi ha detto che abbiamo fatto, ripeto, una bella gara e dobbiamo essere comunque soddisfatti, anche se c'è un po' di rammarico alla fine per come sono andate le cose, perché comunque abbiamo creato tante opportunità da rete. Però, ripeto, è un risultato positivo che ci prendiamo, ce lo siamo meritati, e adesso questo ci deve dare fiducia, non ci deve far pensare di essere più bravi di quelli che siamo, però ci deve dare fiducia, perché questa è la strada che dobbiamo percorrere nel nostro campionato. Buonasera mister, Lorenzo Fava, Sport Parma. Lei prima diceva che temevate un po' l'individualità del Parma, che avrebbero potuto risolvere in qualsiasi momento la partita. Abbiamo visto un primo tempo d'attesa e poi un grandissimo secondo tempo del suo Cosenza. Forse la svolta mentale e tattica è stata capire, dopo questo primo tempo un po' sulla difensiva, che questo Parma andava attaccato. Sì, perché ma già all'inizio gara avevamo preparato comunque delle situazioni che ci consentissero di saltare fuori, ad andare ad aggredire nel loro giro palla. All'inizio non siamo riusciti bene a prendere le misure, e quindi abbiamo fatto quel quarto d'ora, 20 minuti, dove non avevamo probabilmente ancora le distanze giuste. Poi già l'ultima parte del primo tempo l'abbiamo fatta meglio da questo punto di vista. Nell'intervallo abbiamo sistemato ancora maggiormente le cose, e credo che il secondo tempo le cose sono andate bene, quindi ripeto, siamo soddisfatti. Punto guadagnato o due persi? Ma allora quello che è importante è che abbiamo fatto una prestazione comunque complessivamente di livello. Quello che avevo chiesto alla vigilia, che doveva iniziare un percorso dove, da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista non dovevamo sbagliare la partita, e quindi siamo partiti in questo senso con il piede giusto. Poi dico sempre che quando c'è quell'aspetto, anche gli aspetti tecnici e fisici di conseguenza migliorano, e quindi abbiamo fatto una prestazione complessivamente di livello. E chiaramente poi quello che ha detto la partita, ha detto che abbiamo sbagliato tante opportunità da rete, quindi ovviamente poi per come è andata la gara un briciolo di rammarico c'è, però è un risultato che comunque ci deve dare fiducia, è un risultato che ci dice che questa è la strada da percorrere, naturalmente adesso ovviamente bisogna cercare di continuare così. Stesso diciamo refrain Davide Franceschiello, che dice: questa squadra forse ha paura di vincere, aveva nettamente messo sotto una squadra in difficoltà nel secondo tempo, ma dopo il pari si è abbassata nuovamente a salvaguardia del risultato. L'occasione di Gerbo conferma che si poteva fare, osare di più. No, non sono d'accordo, perché comunque abbiamo sempre continuato a fare quello che dovevamo fare. Poi bisogna considerare che ci sono anche degli avversari, e quindi noi non abbiamo la presunzione di pensare che gli avversari non ci possano fare delle azioni, quindi non dobbiamo, secondo me, confondere le cose. Noi abbiamo continuato a fare quello, e opportunità di Gerbo finale ne è la testimonianza. Quindi io credo che complessivamente abbiamo fatto le cose bene, e certamente, ripeto, c'è il rammarico del fatto che abbiamo creato tante opportunità e che potevamo concretizzarle, però questo è un risultato che comunque ci deve dare fiducia, e adesso bisogna continuare su questa strada. Pippo Gatto, un punto che potevano essere tre, ancora qualcosa da rivedere sotto porta, è mancata freddezza e lucidità, centrocampo ancora tanti palloni persi, i cambi hanno fatto la differenza. No,
ripeto, io guardo nel complesso la gara, quello che avevamo preparato, quello che avevo detto anche alla vigilia sulle cose sulle quali noi dobbiamo cercare di crescere, di migliorare. E ho detto che la prima cosa da migliorare era l'aspetto caratteriale, l'interpretazione dei momenti della partita, il fatto che qualsiasi cosa succeda all'interno della partita non ci dobbiamo né demoralizzare né esaltare, ma continuare a fare quello. Io guardo queste cose oggi, la partita ha detto che abbiamo fatto le cose nella maniera giusta e certamente i miglioramenti da fare sono ancora tanti, però quello che avevo chiesto come primo step sul quale dobbiamo lavorare, abbiamo intrapreso la strada giusta secondo me, e quindi questo è un aspetto positivo di questa gara, e adesso ovviamente bisogna continuare così. E infatti Fausto Nardi mette in evidenza questo: oggi il Cosenza è stato più propositivo nell'arco dei 90 minuti, anche nel primo tempo, rispetto alle altre trasferte. Nella ripresa invece ha dimostrato grande padronanza di palleggio e ha messo alle corde il Parma. È iniziato lo step di cui parlava nella conferenza prepartita, la risposta è esauriente la precedente. Una domanda di Fabio Mandato è sulla Situm a sinistra, Anderson a destra, richiedono un gioco offensivo. Abbiamo questa consapevolezza? Richiedono, come in tutte le squadre, c'è equilibrio, ci vuole equilibrio in entrambe le fasi, lo dobbiamo trovare. Anderson è un ragazzo che sta rientrando dopo tanti mesi in cui non ha giocato, e quindi deve gradatamente ritrovare i ritmi, che li può ritrovare solo ovviamente giocando, e questo stiamo cercando di fare. E, oggi ho fatto una partita comunque in crescendo rispetto alle altre che ha giocato, e dovrà essere così per cercare di portarlo in condizione. Poi nel momento in cui c'è condizione, ci sono equilibri, poi si può giocare con entrambi i calciatori, insomma. Due colleghi hanno visto una partita a due facce. Francesco Liverio dice: primo tempo timido e pauroso, secondo da grande squadra, qual è il vero Cosenza, si chiede. Osvaldo Morisco chiede invece come ha spronato i suoi nell'intervallo dopo un primo tempo molliccio e soporifero. No, non, ripeto, non sono d'accordo sul molliccio, sul soporifero, sull'intervallo. Dico che è stata una partita complessivamente dove abbiamo fatto le cose bene, e poi ripeto, all'interno della partita ci sono tanti momenti, ci sono dei momenti in cui possono attaccare gli avversari, ci sono i momenti in cui può attaccare il Cosenza, e questo è la storia delle partite. Quindi pensare che si possa andare in campo 90 minuti a fare dettare legge, non credo, non sappiamo fare nessuna squadra. Noi piano piano dobbiamo cercare di diventare, come ho detto, di migliorare sugli aspetti che ho detto nella conferenza stampa dell'altro giorno, e da lì che nascono poi i miglioramenti tecnici, fisici. Oggi abbiamo iniziato secondo me con il piede giusto, e adesso dobbiamo continuare su questa strada, insomma. Affermazione di Pier Giorgio Giorno, che dice: grande ripresa mister, il Pari non rende merito alla prova dei suoi ragazzi contro una delle corazzate del campionato. Ha risposto in fondo a Mario Ferrantino, che si chiede se c'è stato qualche rammarico visto che c'è stata la reazione e anche si è rischiato di vincere la partita. Ultima domanda da parte di Barbarossa, Roberto, che comunque torna sul primo tempo, secondo lui remissivo, e giocato senza la giusta cattiveria agonistica, ha già detto che non è d'accordo su questo aspetto. Comunque conferma che è un ottimo punto quello di oggi. Sì, è un risultato che, ripeto, guardo la prestazione, poi i risultati tante volte sono anche determinati da episodi, eccetera. Noi dobbiamo guardare la prestazione, il complesso, quello che avevamo preparato, e complessivamente, ripeto, mettendoci dentro tutto, è un risultato che ci dà fiducia, e sappiamo che, ripeto, come diciamo sempre, la strada è ancora lunga per noi e per tutte le altre squadre, e ci deve dare la consapevolezza, la fiducia di continuare su questa strada. Grazie mister, buon rientro a Cosenza. Okay. Va bene.